Il premio Arcolaio d'Argento, Donne d'Abruzzo, giunto quest'anno alla 14ª edizione, è stato celebrato nel ricordo della giornalista pescherese Loredana Ranni. Nel corso della cerimonia di premiazione, tenuta sabato scorso a Pescara, nel Palazzo della Provincia, sono stati consegnati prestigiosi riconoscimenti alle donne che si sono distinte nei più svariati campi. Sì, è una idea nata 14 anni fa, nel 2006, quando premiammo Filomena Memena Delli Castelli, una delle donne che ha scritto la storia non dell'Abruzzo ma dell'Italia intera, una delle prime deputate, una donna eccezionale che quel giorno, consegnandoci un messaggio che era al futuro, incredibile per una donna di 90 anni, ci disse di andare avanti, e noi anche in nome di quell'impegno siamo andati avanti premiando in questi 14 anni personaggi diversi tra loro, dal mondo dell'arte a quello della cultura, allo sport, donne incredibili, ma tutte quante con un, diciamo, un collante, quello dell'amore, direi quasi smodato per la propria terra, anche quando non vivono più qui. E quindi è stato un evento importante, e in questo noi collochiamo anche, diciamo, le speranze, quelle che ancora non sono eccezionalmente riuscite nei propri mestieri, ma che ormai danno segnali di riuscirci, perché è bene dare fiducia anche ai giovani, quindi unire tra gli anziani, i giovani, le donne meravigliose della nostra terra. Oggi è stata una giornata molto bella, partecipata, la sala era non gremita ma gremitissima, la presenza della stampa è stata attenta. Possiamo dire che questo evento continuerà a regalare nella memoria anche il ricordo di chi magari non c'è più, come oggi abbiamo fatto con Loredana Ranni.